In questo video ti spiego perché sono contrario ad approcciare ragazze in strada e perché dovresti evitare anche tu di farlo. Se ancora non mi conosci, mi presento velocemente. Io sono RD e sono un love coach, presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di iscriverti subito al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video che pubblico costantemente ogni singola settimana dedicati al mondo della seduzione e alla conquista della donna. Fermare ragazze per strada è una strategia molto invadente che purtroppo ti farà percepire dalle ragazze che fermerai come un uomo bisognoso, disperato e morto di figa. A questo punto qualcuno potrebbe benissimo dire: RD, ma perché dici così? Non è vero, io fermo regolarmente ragazze per strada e per me funziona. Funziona? Ok. Prima di tutto soffermiamoci al fermo regolarmente. Che cazzo sei? Un poliziotto, un carabiniere, un finanziere che fa il posto di blocco e fermi regolarmente ragazze in giro per strada? L'altra cosa interessante è che se vai a domandare a quegli uomini che fermano ragazze per strada quante ragazze hanno conquistato realmente con questa tecnica, ti rispondono così: negli ultimi mesi ne ho fermate un centinaio, ho rimediato qualche numero di telefono e con una sono riuscito ad uscirci. Ah, bene, su 100 ragazze sei riuscito ad uscire solo con una. E com'è andata con questa ragazza? Non molto bene, dopo il primo appuntamento è sparita. Ah, quindi possiamo dire che questa strategia non è molto performante. Non metto in dubbio che qualcuno qualcosa rimedia ogni tanto, con molta fatica, e poi dovremmo anche vedere la qualità di quello che rimedia. Poi ci sono quelli che dicono: ma RD, ci sono dei maestri di seduzione che consigliano di fare esperienza e uscire a fermare regolarmente ragazze per strada. Io ho fatto anche un corso dal vivo in offerta speciale, l'ho pagato solo 2.000 euro, dove i coach ti portano in giro a fermare ragazze per strada per 2 giorni di seguito. Ok, quindi passi 2 giorni a fermare ragazze per strada con l'aiuto dei coach e poi quando non c'è più il coach praticamente hai il portafoglio più leggero e zero esperienza, perché posso garantirti che 2 giorni non bastano per diventare bravi nell'arte della seduzione. Francamente ci vuole un po' più di esperienza. Poi c'è da dire anche un'altra cosa: un conto è fermare ragazze per strada a 20 anni, un conto è farlo a 30, 40 e 50 anni. È totalmente differente, fai la figura del provolone che non vede una figa da anni. Lo ripeto, fermare ragazze per strada è una strategia che io sconsiglio totalmente. Poi un'altra cosa importante da dire è che le ragazze, quelle più belle, quelle di qualità, quelle di valore, non si fanno avvicinare facilmente dagli sconosciuti per strada. Assolutamente, è molto molto difficile. E non mi venire a dire che gli altri maestri di seduzione lo consigliano, perché a me non interessa. Io non sono gli altri. Ho iniziato a fare il love coach nel 2008 e sono stato uno dei primi in Italia. Ci vuole esperienza per fare questo lavoro. È un lavoro molto delicato e non si gioca con la vita e i sentimenti delle persone. Bisogna essere onesti nella vita. Non bisogna sfruttare, approfittare e lucrare sugli altri, ma aiutarli realmente. Non metto in dubbio che ci sono alcuni formatori che sono competenti, ma la maggior parte si improvvisano love coach dall'alba al tramonto e sono totalmente incompetenti in materia. Quindi prima di comprare un corso di seduzione o un servizio di consulenza, documentati bene, informati chi è questa persona, da quanto tempo lo fa, quante persone ha aiutato realmente. Il punto è che ci sono altri modi meno invadenti, più eleganti e soprattutto più semplici per conoscere e conquistare nuove ragazze. E adesso stai molto attento a quello che sto per dirti. Ho preparato un webinar totalmente gratuito dove ti spiego tutto.
ti mostro le esatte strategie che non ti fanno percepire come il classico sfigato, disperato e bisognoso morto di figa che ferma ragazze per strada. Al contrario, ti dico nel dettaglio cosa devi fare per riuscire a conoscere belle ragazze di qualità senza passare per quello che ci sta provando, evitando il rifiuto e quel fastidiosissimo visualizzato senza risposta. Se applicherai quello che ti dirò nel webinar, posso assicurarti che farai un salto quantico nel campo della seduzione e le tue probabilità di avere una fidanzata aumenteranno del 300%. Per accedere al webinar gratis, ti basterà cliccare il link che trovi nella descrizione di questo video se lo stai guardando su YouTube o Facebook, o sopra nella bio se ti trovi su Instagram o TikTok. E non dimenticarti mai che non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere!